si va in scena. Ebbene sì, alla fine ho compiuto il grande gesto. Per la prima volta ho installato una beta pubblica, la prima beta pubblica sul mio iPad principale, e non è neanche il più recente. Prima cosa, presento il mio iPad, eccolo qua, bello eh? Comunque è il modello iPad 2017, detto anche la quinta generazione di iPad. Tra l'altro prima di questo avevo la quarta generazione, avevo l'iPad 4 che mi ero preso tanti anni fa, era durato moltissimo, poi l'ho cambiato solo per un problema di aggiornamenti. E allora era uscito questo qua e al giorno 2, al day 2, l'ho comprato. E va ancora abbastanza bene, devo dire, è molto veloce per quello che faccio. Ci ho installato iOS 13 e in questo video vediamo un po' come si comporta. Allora accendiamolo. Beh, lo sfondo non è quello di default, è quello che avevo prima, però adesso metto quello di default di iOS 13 che nelle review fa più figo. Prevedo che ci sia da compilare qualche cosa, di solito fanno quelle schermate dove devi rimettere i dati quando fai degli aggiornamenti importanti, come questo. Ah, va bene, già pronto. Strano, di solito quando era uscito tipo 12.4 avevo dovuto compilare 1000 campi, wifi, password, mail, 1000 consensi, dissensi. Beh, tanto meglio, già un passaggio positivo. Prima cosa che possiamo vedere, oggi mi sento molto The Verge, abbiamo già una cosa positiva. La cosa negativa è che devo alzare un po' l'illuminazione. Prima cosa positiva o negativa che vedo, adesso la discutiamo, è che hanno diminuito la grandezza delle icone e le hanno strette, ce ne stanno di più. Quindi uno che già aveva problemi di vista adesso deve prendersi una lente di ingrandimento. Vediamo se si ruota, magari si ingrandiscono. No, restano uguali. Sentivo tanta gente che diceva, specialmente con l'iPad Pro, quello gigantesco, diceva, ma quattro icone, sono poche, mettetene di più. Però dà un aspetto, secondo me, pulito, no? Rilassante, poche icone distanziate, spazio, calma, semplicità, emozioni limpide. Però non sono qua per giudicare solo l'aspetto estetico, perché sappiamo dobbiamo andare oltre. Vabbè, l'aspetto non è male, non mi dispiace. Ah, ecco, vediamo da questo lato, eh. Ha! Bello, questo mi piace molto. Poi testiamo anche i lag, per adesso non ne vedo, devo dire. Si è anche acceso molto in fretta, prima ho tagliato, però si è acceso proprio in 2-3 secondi e quello mi ha veramente sorpreso. Un'altra cosa che volevo provare è l'effetto 3D Touch, che da quel che ho letto adesso si può simulare sull'iPad, l'hanno messo come simulatore, quindi vediamo. Ah, sì, eccolo qui. Sì, è molto simile a quello che ho sul mio iPhone. Io ho l'iPhone 8 Plus e vabbè, lì c'hai anche una vibrazione che ti dà una scossa al dito. Se sto su meno? No, se sto su meno lo apre. Ci sono le gesture di sempre, fai così, fai cosà, torni qui. No, mi sembra abbastanza fluido, guardate. Ragazzi, c'è il rischio che venga una recensione noiosa, è la prima che faccio, non so come comportarmi. Allora, facciamo uno speed test. Però per fare lo speed test ci vuole qualcosa a confronto. Allora, visto che non ho due iPad 2017, e ho qua l'iPad Air 2, che è l'iPad che usa mio padre. Però possiamo basarci su questo per fare un veloce speed test. Tanto l'iPad 2017 ha un processore che è leggermente più potente dell'Air 2, però veramente poco. Quindi penso che un confronto ci stia, anche solo estetico, perché già qua vediamo le dimensioni delle app estremamente ridotte. Questo non so se mi piace, eh? È vero che ci si abitua a tutto. Ah, devo mettere lo sfondo di default, così damo l'aria più professional. Ah, belli, belli, questi nuovi sfondi non mi dispiacciono. Allora, guardate, ci sono questi. Ah, è vero, c'è anche la dark mode. Adesso mi ricordo le cose mentre recensisco. Attiviamo subito la dark mode, vediamo dov'è. Scuro, ecco qua, vediamo un po'. Ah, bello dai, bello. Sì, non mi piace che si scuriscano anche queste cartelle, però non è male. Come possiamo gustarcela al meglio? Facciamo finta che sono le 2 di notte, io lo guardo, apprezzo i contenuti, ammiro i colori che esaltano su questa trama nera come la pece e mi godo la vita. Comunque, continuiamo il nostro confronto. Facciamo uno speed test. Intanto vediamo il multitasking. Come va? Penso, mi sembra praticamente uguale. Per la quinta volta mi sono dimenticato di mettere lo sfondo. Ecco qui. Imposta. Partiamo. Boh, dalle impostazioni. Non ho guardato. Rifacciamo. Le impostazioni.
prima iOS 13. Sì, questo è leggermente più potente, però sappiamo che la prima beta di solito rallenta sempre un po' i device, quindi penso che alla fine si compensino. Allora, vediamo la fotocamera. Qua mi sembra uguale, eh? Leggermente un millisecondo prima l'Air 2, ma comunque entrambe molto veloce, mi sembra. Ho visto recensioni di gente che diceva: Oddio, l'apocalisse, ho aggiornato, ho perso tutto, ho perso il mondo. Io ho fatto il backup, però non mi sembra di aver perso niente, quindi vi consiglierei di aggiornare alla beta pubblica. A parte queste icone piccole che mi danno un fastidio. Vediamo la app casa. Sì, qua aveva qualcosa di diverso, però vabbè. Che confronto osceno, veramente, scusate. Ah, ok, apriamo GarageBand, che è quello che magari può dare più problemi, essendo un programma più pesante. Via. Qua è arrivato prima iOS 13. Abbondantemente, direi, di un buon 1-2 secondi. Proviamo un'app di terze parti, cioè un'app non progettata dalla Apple, YouTube. Vediamo, penso che arrivi ancora prima le. Qui è una bella gara, eh? Riproviamo perché non sono convinto. Sì, qua arriva un po' prima l'Air 2, sì, qua sì. Proprio di poco, poche differenze. Vediamo l'Apple Store, poi taccio e me ne vado. Qua molto prima. Molto prima iOS 13, che in realtà io lo sto chiamando iOS 13, ma è iPad OS 13. Secondo me apre sotto buoni auspici. In generale vedo più velocità. Alcuni hanno detto che non si aprivano i giochi. Adesso voglio provare. Ho qua un po' di giochi, corse folli, diventiamo folli. Apriamone un paio. Prima Jetpack, che è un pochino più pesante degli altri. Allora, fin qua mi sembra che si apra. Volume c'è, a tutto volume. Mi sembra vada senza problemi. Questo va. Lo lascio anche in background, così gli diamo più carne sul fuoco. Temple Run Brave, che ha un po' più di grafica. Non ho giochi molto potenti, perché di solito non gioco molto sull'iPad. Questi qua però non sono neanche più leggeri, quindi poi sono sempre giochi, dicono che non si aprivano i giochi, ma per adesso. Ah, è cambiata la grafica, da un po' che non ci gioco, da tipo 2 anni. Qui non vedo alcun problema, salta di qua, di là. Ecco perché non ci giocavo da un po'. Un altro un po' pesante è questo, Disney Crossy Road, gioco molto carino, ve lo consiglio, molto bello, anche se pure in questo non ci sono stato molto tempo. Anche questo mi sembra funzioni ed è uno dei più pesanti. Beh, c'ho anche Fortnite, ma quello lì ogni volta che lo apro devo scaricare 2,5 GB di roba, allora mi passa un po' la voglia. Scommettete, vediamo, eh. Non so perché ogni volta che si aggiorna c'è da scaricare 800 milioni di dati. Adesso no, forse perché non c'era un aggiornamento, però nelle volte che si aggiorna poi lo apro e devo aspettare tipo un'ora e mezzo per fargli scaricare 2 giga abbondanti di materiale. E vabbè, è diventato abbastanza caldo, tra l'altro. Questo è un punto a sfavore, che è abbastanza caldo e bollente, sentite. Ci puoi cuocere un uovo qua, anche in pochi minuti. Direi che adesso per non far esplodere il mio tablet è meglio che fermiamo qua questa meravigliosa recensione, lo so, sarete dispiaciuti, è stata un'emozione veramente profonda. Il mio giudizio finale su iOS 13, poi lo proverò meglio, comunque mi sembra fluido, non ho perso dati, quindi sono soddisfatto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.